Rino Porini torna in campo, lo fa per la sua città come candidato sindaco, una sfida elettrizzante, una sfida caratterizzata da che cosa nel vostro programma? Ma innanzitutto devo dire che è già più di un anno che mi è stato chiesto di vedere di trovare una candidatura che possa rientrare in un contesto gravellonese. Io devo dire che da Gravellona ho avuto molto e quindi ho pensato di mettermi in gioco, soprattutto mettendo insieme una squadra coesa che possa guardare al bene della città in funzione di tutto quello che si può fare. Naturalmente noi non vogliamo stravolgere nessun programma, siamo pronti a portare avanti tutti i programmi, però vogliamo condividere con la gente tutte quelle che sono le nostre impostazioni. Il nostro motto è un po' quello di ascoltare, condividere e amministrare. Ciò vuol dire riuscire a parlare con la gente, con tutte le associazioni del territorio e dare un'impostazione concreta su quello che potrebbe essere il futuro di sviluppo. Quindi ci sono parecchie cose che vanno definite. So che anche da parte dell'amministrazione attuale, l'amministrazione Morandi, ci sono delle grandi impostazioni, però vorremmo curare un po' di più il territorio. Per esempio la casa del comune, il municipio. So che ci sono grandi progetti, però vorremmo dar decoro perché in effetti è quello che rappresenta la nostra città. Poi vorremmo che nell'ambito di tutti i nostri quartieri ci sia un centro dove si possa ricondurre la vita sociale. Poi mettendo a disposizione quella che è la mia competenza fatta in tanti anni di amministrazione comunale Gravellone, e qui mi corre l'obbligo di ricordare il compianto Erminio Guida che mi ha dato l'opportunità fin da giovane nel 1975 di fare il vice sindaco e poi l'opportunità di perseguire lui dopo i suoi 10 anni di sindaco dall'80 al 90, dal 90 al 2004. Dal 2004 sono in provincia dove ho ricoperto tutte le cariche apicali, ho condiviso tante impostazioni e soprattutto ho fatto tanta esperienza. Io vorrei mettere a disposizione l'esperienza, le mie conoscenze e la possibilità di essere tutti i giorni sul territorio per dare un impulso a Gravellona per il ruolo che merita, soprattutto dal punto di vista strategico.